diciamoglielo. Yeah. I get it. It's just, if he didn't do anything wrong, why is he acting like he has something to hide? He asked me to leave Haven with him. What? Right after the wake. He wouldn't tell me why. But he just looked so guilty. I told him no, and that we were done. Yeah. And now... E ora ti chiede questo. I'm scared he did something horrible. Riley. Thank you for telling me. Sinceramente parlando, voi di chi sospettate? Io non dico niente, naturalmente, ma voi di chi sospettate? Perché qui qualcuno ha fatto qualcosa e l'abbiamo capito. Okay. Però, per il momento, qual è il vostro o i vostri sospettati? Ok? Silvia, questa situazione è ancora un po' caotica, spero di tornare presto agli orari di apertura. Va bene. Grazie per l'aggiornamento. Perfetto. Solo quello c'era? Yeah. Ho sbagliato. Avete consigli su come addomesticare un gatto randagio? Ho trovato questa palla di pelo nel mio secchio della spazzatura. Tornerò più tardi. Sono pronta, perché tanto abbiamo fatto tutto. Ok. Let's do this. Scusatemi, prude. Your ex-girlfriend told me about your plans to skip town. Non ti posso dire se è la stessa cosa, però mi ricordo di Nathan Prescott, sì. Anche se in quel caso, più che altro, lui era... Sembra che era sotto sostanze. Qualcosa del genere. Non mi ricordo. Però questi bug di luce non mi piacciono in questo gioco. Sono peggiorati in questa partita. Ok, adesso siamo nel terrore di Mac. Un po' come il concetto di prima di Eleanor. Bella sta inquadratura, mi piace un sacco. Fuck. I'll deal with Mac when I get to allora. Him. For now, I need to learn. Typhon's always watching. They run this the whole town. Quindi noi siamo controllati dalla Typhon. E il murale si è tornato normale. Non c'è più l'omino impiccato. Intanto Red si sta mettendo là a dormire, però non lo potete vedere purtroppo. È sempre con noi, il piccolo diavoletto rosso. Hey. Yeah, it's... Can we talk? Where are you? Dove sei? Ok. Ok. Dai. Abbiamo fatto una buona azione. Thank you.
You were right. About Typhon, about Mac. Alex. Mac got the call. How do you know that? He got the call and he lied about it. Doesn't matter. Someone is putting pressure on him to keep quiet. Someone from the mine and... It doesn't matter! I keep coming here and playing it back. But it always ends the same. Ryan. He's dead. He's really dead, Alex. Lo sappiamo. Di poveracci. Quest'altro poi lui è un'altra vittima. It was my fault. Secondo me. My job is to keep people safe and I failed. Perché lui è una specie di ranger, quindi giustamente hai salvato Ethan. You saved Ethan. That kid is alive right now because of you. She's wrong. I let her cross that log. I put Gabe in harm's way. I'm not a hero. I'm a coward. Nick. Worse than worthless. I know what it's like to feel worthless and helpless. But we saved Ethan. And you saved me. It doesn't matter. Gabe's dead because of me. Gabe, I'm so sorry. Scegliete. Quadrato, ok. Vediamo cosa ha detto Dario. Sì, stessa cosa. Gabe loved you, Ryan. He would forgive you. Anche io avevo scelto questa, sì. You're not alone. Perché ho pensato che se avessimo sbagliato lui si sarebbe buttato. Per quello io avevo scelto Gabe, ti ha perdonato. Che se vi ricordate, nel primo Life is Strange, se non si stava attenti alle risposte, un personaggio moriva. Whoa, hold on. Sì, infatti. There's a guy in a gorilla suit. È troppo vicino al bordo. Does he also jump off of the cliff and into the pool? No, no, he chases a guy in a banana suit. That guy jumps off the cliff and into the pool. Okay, I'm sorry. This is a Mexican restaurant? Nominally. The food is, well, terrible. But it's Gabe's favorite place. Solo che in quel caso he's the oldest 12-year-old I know. C'erano i passi della Bibbia, mi sembra, della ragazza del primo. Invece qua no. Can I ask you something? Of course. You came up here to tell me that I was right about Mac. About him getting the call.
How did you know? There's something you should know about me. And it's gonna be easier to show you than to explain it. This is gonna seem sort of weird at first, then really weird. Vi ricordo che l'unico che lo sapeva era appunto Gabe, del suo segretuccio. Vediamo. Triste. Okay. Think of something sad. Like breaks your heart sad. Perché io avevo fatto really focus until you feel it. Che lo preoccupava, terrorizzava, mi sembra. You said you'll never hear it again. Never a dull moment. The kinds of stuff we got up to. Whatever it is you're thinking about right now, don't stop, okay? Un nuovo Keep sentimento, going. Ragazzi. Una nuova emozione. What emotion is this? Aspetta, prima vediamo i messaggi. Grazie a tutti quelli che sono venuti oggi. Mi dispiace per quello che è successo. Cosa ne dite? Un ultimo addio. Al ponte. Ho ritrovato Chrissy. Stavo distruggendo le uova della signora Crawford, ma adesso è a casa sana e salva. Ricordiamoci che Chrissy era il cagnolino del tipo che pensavamo che fosse stato scaricato dalla ragazza. Sì, gioia. Ok. Sta ridendo per qualcosa. Ah, sì. A me non capita spesso, in verità. Ci sono dei giorni che passo da un'emozione all'altra. Allora, vediamo cosa è successo. Gabe, Goose. I see it. It'll move. It's not moving. It'll move. Gabe! Oh, that's a lot of blood, huh? Gabe, this is serious. Killing a Canadian goose is a violation of international law. Shut up. It is not. They're Canadian geese, Gabe. Property of the Crown. The Crown of... Property of the Crown, Gabe. What do we do? Questo tizio sarebbe un fenomeno lanciare incanto patronus. Sì. Beh, ma per quanto riguarda le emozioni che cambiano ogni due secondi, alla fine bisogna trovare un equilibrio, cioè magari con un po' di esercizio magari non succede più. A me capitava tanto tempo fa, ma poi sono riuscita a equilibrare il tutto. Adesso magari c'ho le giornate che mi sento stanca, le giornate che sono un po' arrabbiata, dipende.
deeper than that. If the Royal Canadian Mounted Police can spot a goose grave at 100 paces... Vabbè, se sono arrabbiature non tanto gravi, me le faccio anche passare abbastanza in fretta. I'm sorry. Cioè, se una roba proprio, eh. How long allora... are you gonna let me dig? No. I wasn't gonna stop you. Vedete, stavo ridendo per sta roba qui, questa delle oche. So, did you finish burying the goose or not? Okay, also, property of the crown? Really? Hanno messo sotto un'anatra e lui gli ha detto che è proprietà della corona. E quindi praticamente stavano ridendo più che altro per questo. Non che l'hanno messo sotto. How? Non sono una persona normale. Perché lei ha sempre detto che non è una supereroina. Sempre detto che è una maledizione. Quindi farle dire che è una supereroina in questo momento non mi sembra il caso. Auras, I guess. Okay. Sometimes, quindi adesso sappiamo che lei vede queste aure, è vero. Prima vedeva solo tre tipi di aure, adesso sono quattro. And I start feeling it too. Sì, Ryan c'ha un come posso dire, un umorismo tutto suo, ma anche Gabe mi sa che ce l'aveva. Anche perché questa cosa delle oche non faceva ridere neanche a me, però. Wrong with you. You're a literal wizard. It's only ever been the bad emotions. Gioia before. Pura comunque, sì, avete But indovinato. That was pure joy. Ma nel frattempo se... No, in teoria dovrebbero essere il sole che gli va sopra la testa. In pratica, come avete notato, But i colori ogni tanto vanno un po' in casino. Non so se avete visto prima che metà schermo era nero e metà no. Quindi. And that's how I know Max terrified of Typhon. He reported Gabe's call and they ignored it. Beh, lei sembra che praticamente sia abbronzata in tre secondi. Okay, but why? Anche lui in realtà. I don't know yet. Sure. Someone made the decision to let the blast go off. Seems like finding out who would be a good start. Qualche difettuccio su queste cose purtroppo ce l'ha. You're going after Typhon. Da un po' che lo osservo e noti i capelli. Ah, ok, vabbè. You'll need fa help. Niente. Dalla disperazione ha voluto platinarsi i capelli. You don't have to. You're stuck with me now. Più che platino mi sembrano un po' bianchi a un certo punto. Stretta di mano o abbraccio? Scegliete voi naturalmente. Ok, vediamo cosa butta Dario appena arriva fuori il coso. Se è un 50-50 farò quello che non ho fatto. Un voto. Abbraccio. Ok. Abbraccio avevo fatto anch'io. No. Scherzavo, stretta di mano ho fatto, mi sa. Welcome, con lui. I guess. Perché comunque lo conosce da poco. Yeah. No, io avevo fatto stretta di mano, mi Thanks. Sembra. Col fratello Thank abbraccio you. Con lui stretta di mano. No. Thank you. Sì, avevo fatto così. Mi è venuto in mente adesso. Non è che c'era tutta sta confidenza, insomma. Ho capito che è l'amico di Gabe, però non è l'amico suo. Lo sta diventando. Ho capito. Vabbè, comunque. Fortuna vuole che la vostra partita che sennò alcune mie scelte forse potevano essere un po' discutibili, come questa d'altronde. Ok, allora aspettiamo il video e poi ci salutiamo.
perché sennò non salva il gioco. Vabbè. Ma io, a me invece non so, non mi andava di abbracciarlo. Ok, siamo da Step. This one's for you, Gabe. I miss you. Credo di sì. Non ne sono sicura. Però dovrebbe esserci la musica qua, quindi immagino di sì. Di solito la Life is Strange, quando finisce un capitolo, c'è la musica. Ovviamente la musica ha il copyright e quindi, avendo la modalità streaming, non sentite nulla. Ah, una cosa ve la posso dire. Vedi, guarda, bellissima. Se Eleanor non avesse saputo della veglia, comunque se ne fosse dimenticata, non si sarebbe appunto presentata qua. Sarebbe venuta solo la nipote, basta. I couldn't. La musica comunque, a parte gli scherzi, è bella. Però col fatto che c'è il copyright te la togli in automatico. Life he had here with all of you. Sì, avete fatto bene. I lost the chance to have that. But even though I only had one day with him, he changed my life. I said I didn't know if I belonged here. He told me that home isn't something you find. Guarda, se c'è una cosa che ormai sanno tutti, la tranquillità, specialmente questi momenti così che sono in live, il 90% delle volte c'è sempre, quindi tranquillo. Che sono euforica, diciamo, nonostante I love you, Gabe. Il tema non è proprio dei migliori. Life is Strange mi piace tanto, quindi sono comunque euforica. Anzi, meno male che alcune scene le avevo già viste, perché sennò sarebbe stato un casino. Almeno per me. Ok, comunque sono tutti. E io questa cosa però non l'ho capita. Cioè, perché tutti sono gioiosi? È un funerale alla fine. Quello è il problema. Tranne lei. Lei è. Aspetta, quel colore lì era tipo paura. Ha paura di qualcosa. Perché azzurro era dolore, disperazione. Questa era paura. Rosso rabbia e l'altro gioia. Ah, può darsi. Ah, perché così da. Boh, era un po' strano. Allora, abbiamo aiutato Mac. Al 96% delle persone lo ha aiutato. Ha ricordato Eleanor cosa è successo il 64% di persone. Charlotte non ha accettato i soldi della Typhon. Alex non si è seduta sul bordo del molo. Ha messo in ordine l'appartamento, vabbè. Ha messo l'album sul tavolo commemorativo. Si poteva mettere o l'album o la foto o niente. E si poteva vedere, guardare, comunque fare lì il tiro a bersaglio. I nomi Alexandra, Alto, Olwyn, oppure non lo potevi leggere. Passato un po' di tempo a ripensare a Gabe. E vabbè, il resto. Campionessa, ha aiutato l'uomo triste a trovare la cagnolina, eccetera. Eccola lì, l'appassionata di birdwatching, che l'abbiamo aiutata a trovare coso, il falco. Va bene, andiamo al prossimo capitolo, così dopo ci salutiamo. Eh sì, perché è strano, cioè nel senso, di solito quando
c'è un funerale, una veglia funebre, sono più tristi che felici. Magari in questo caso hanno accettato, anche se un po' troppo presto, la perdita, quindi erano felici per quella luce che volava su. Ma boh, non ne ho idea. Capitolo 3. Mostro o mortale? Plot twist. Gabe stava sulla scatola tutti e sono felicissimi che sia morto. Tra l'altro quella tipa stava a fotografare dentro le case delle persone più che ai volatili. Sì, no, infatti. Era lì vicino all'albero e intanto fotografava il mondo. Senza... You have a superpower? Ecco. You're both fucking with me, right? I'm not so into calling it a superpower, but all the rest is true. Adesso devo aspettare per forza il salvataggio, perché then tell me what I'm feeling right now. You're feeling disbelief. You're actually a little annoyed. You feel hurt that we didn't tell you until now, whether it's true or not. You don't like being left out. Infatti. Well, okay. Oh shit. The foosball game. You knew exactly what to do. Buongiorno, ci siamo arrivati. Scusa. Yeah. Sorry. Scusate per il rumore di prima, ma sicuramente si è sentito, ma mi sto guardando un attimo qua. I wanted to help. You did. I'm just surprised. Beh. Never thought I'd have a freaky empath friend. Pretty wild. Già. So, any sign of Diane today? Ok. No. But she was in yesterday working on her laptop. Vi ricordo che Diane you said she was afraid of Gabe's death. Una lavoratrice della Typhon, che era quella che stava sempre in questa locanda con Ducky, che l'avevamo detto all'inizio della live. In the meantime, perché l'avevamo già rivista, che usciva dal negozio di Charlotte. Time to earn a paycheck. Ok, allora noi ci salutiamo qua. Sì, esatto, quella con l'aura viola di prima è Diane, che lavora per la Typhon, appunto. Ma nella parte in cui ti sei perso tu, praticamente Diane stava uscendo dal negozio di Charlotte e casualmente Charlotte aveva sul tavolo un plico di fogli che nel quale c'era scritto di prendersi una somma di soldi anche... insomma bella alta e di dimenticarsi tutto quanto e ci aveva fatto scegliere se prendere i soldi e quindi dimenticare l'accaduto oppure andare avanti con la causa, diciamo. Noi in questo caso avevamo scelto che i soldi non li prendeva e che quindi lei non doveva accettare l'accordo, mentre quando l'ho fatto io avevo accettato i soldi per Ethan, perché ho detto che magari Gabe per il bene di Ethan li avrebbe accettati se lei magari ne avesse avuto bisogno, insomma. E quindi invece a sto giro ho fatto la scelta che di Adriano, appunto, di non accettarli. Ok, abbiamo messo tutti i puntini sulle i di quello che ci mancava per chi appunto era assente in quei momenti. Io vi ricordo che venerdì ci sarà The Witcher 3, ok? Quindi andremo avanti con il nostro Geralt o Geralto, come lo chiamo io, e io vi ringrazio per la compagnia e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!